Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, proseguendo la nostra disamina nel formato in compagnia di un deck builder, Alessandro Specolizzi, che ha provato a sfruttare una delle tante novità giunte a noi con il nuovo piano di Kamigawa Neon Dynasty. Già dal color pie scelto, quello Azorus, appaiono chiari gli intenti di questo giocatore, che punta a un controllo serrato della partita, anche se i colori scelti hanno diverse lacune, almeno rispetto ad altri colori, da necessitare di qualcosa di speciale nella zona di comando per poter primeggiare tra i tavoli del formato. Guardando le peculiarità di questo curioso lunantropo, saltano subito all'occhio diverse sinergie interessanti, che andremo a sfruttare a piene mani in una build votata a dare il massimo da tutto quello che ci capita a tiro, o meglio, ci ritorna in mano, come da tradizione per questa strana tribe. Questa volta riparleremo di Tameshi, Reality Architect. Era da parecchio tempo che non venivano stampate le creature di questa tribe del passato, ma ora abbiamo davanti ai nostri occhi un lantropo molto particolare, che fa dei bounce effect il suo punto di forza principale, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con due mana generici e uno blu, abbiamo un mago lunantropo con forza 2 costituzione 3 e due abilità, votate a valorizzare i bounce effect e non solo. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta uno o più permanenti non creatura vengono ripresi in mano, pesco una carta, questa abilità si innesca una sola volta per turno. Mentre nella seconda c'è, paga X mana generico e un bianco, fai tornare una terra che controlli in mano al suo proprietario, rimetti sul campo di battaglia una carta artefatto incantesimo bersaglio con valore di mana pari o inferiore a X dal tuo cimitero, attiva solo come una stregoneria. Appare chiaro sin da subito che la prima abilità ci offre un buon motore di card draw, ottimo per alimentare il nostro desiderio di controllare la partita, ma non solo, soprattutto se ci rimbalzeremo in mano permanenti non creatura dagli ETB interessanti. E qui entra in gioco la seconda abilità, sinergica con la prima, ma non solo, visto che ci permette di valorizzare il cimitero e tutti quegli incantesimi e artefatti che si sacrificano per darci value, potendo così facilmente ritornare in campo per dei loop molto interessanti. I vincoli della velocità stregoneria ci limitano un po' su questo fronte, ma non vi preoccupate, questo Tameshi Reality Architect ha tutte le carte in regola per portarvi sul carro dei vincitori in più di un'occasione, come avremo modo di mostrarvi in questo video a lui dedicato. Considerando le complesse sinergie proposte da Tameshi Reality Architect che si intrecciano tra effetti di card draw e recupero di permanenti dal cimitero, passando per debuff effect di carte non creature in campo, è chiaro che dobbiamo destreggiarsi su più fronti per valorizzare il nostro generale al meglio. Di certo una serie di artefatti che con il loro sacrificio ci possono far pescare, tra Ethereal Spell Bomb, Chromatic Sphere, Chromatic Star, Mind Stone, Misha's Bubble e Urza's Bubble, sono i perfetti candidati per andare in sinergia con la seconda abilità di Tameshi, fornendoci un value enorme con poco mana. Un comparto di pregio a cui affiancheremo Search of Axanta, un incantesimo che potremo comunque recuperare dal cimitero qualora subisse le ire degli avversari, visto quanto value ci offre, anche nella sua trasformazione in terra speciale. Il punto critico di questa build è rappresentato dal mana da spendere, sia per attivare la seconda abilità del generale, sia per controllare gli avversari. Per questo dedicheremo una parte consistente della lista a diversi sassi, che concorreranno a darci una mano. Arcane Signet, Arazorius Signet, Fellowrun Stone, Lotus Bloom, Lotus Petal, Mox Opal e Talisman of Progress. Alcuni di loro li dovremo sacrificare, ma non sarà un problema con Tameshi in campo. C'è però un'ulteriore carta, Musnar Prototype, che potremo sfruttare per tappare qualche artefatto specifico, come Winter Orb, magari a fine turno dell'avversario per stappare le nostre terre in tutta sicurezza, a dispetto dei lock in campo. Abbiamo inoltre una carta interessante, Aeromancer Map, che ha un effetto di mana ramp del tutto nuovo per il bianco, che ci può aiutare anche di molto per non perdere vantaggio in termini di terre in campo con il nostro avversario, soprattutto se annovera il verde nel suo color pie. Saranno indispensabili, per dare consistenza al nostro piano di gioco, che punta su alcune carte specifiche, una serie di tutori, ma con Artificial Intuition, Trinket Mage, Enlightened Tutor, Fabricate, Personal Tutor, Reshape e Wheel of Invention, avremo tutto quel che ci serve per trovare la carta giusta al momento giusto, in ogni situazione. Ci doteremo anche di alcune tech di contorno, come Barrin, Tolari Archmage, che con il suo effetto Bounce, verso il nostro viandante, potrebbe attivare la prima abilità del generale, sinergizzando in più con la seconda per nuove carte sempre utili ai nostri scopi. Per proteggere qualche pezzo pregiato sfrutteremo Eisen of Life's Bounty, visto che, in quanto incantesimo, potrà essere recuperato da Tameshi per successivi utilizzi, o anche solo come parante, fornendoci anche nel processo preziosi punti vita. Con tutta questa mole di artefatti a sostegno del mazzo non può certo mancare Urza, Lordite Artificer, una creatura dai 1000 utilizzi, anche solo per popolare il board di paranti, visto che nella lista non annoveriamo molte creature tra i 99. Per dare manforte alla nostra azione andremo a utilizzare una serie di elementi di stacks che tra gli artefatti abbondano, tra Snaring Bridge, Hope of Girapur, Milkstone, Pidden Needle, Tangle Wire e Winter Orb, certi di poterli recuperare subissero l'eventuale hate dell'avversario.
Come ulteriore supporto a questa strategia di recursione, vista anche come protezione per i nostri pezzi migliori, ci doteremo di Savin Reclamation, una staple ormai nel bianco, visto che risulta versatile nella sua azione, che può recuperare diversi target presenti tra le 99. Solo con il value però non si può certo vincere, ma ecco che spuntano tra le 99 alcune carte perfette per lo scopo, Grinstone e Painter Servant, due artefatti che porteranno al rapido automill del nemico, che potrà ben poco contro questa chiusura, protetta anche dalle sinergie del generale. Non c'è però solo questo modo per uscire vittoriosi, visto che grazie a una magia, Temporal Manipulation e una terra, Mystic Sanctuary, potremo generare turni infiniti, in cui avremo modo di piegare a nostro favore anche le partite più complicate, con tutta calma. Manca solo all'appello un'ultima tech, notevole con il generale in campo, grazie a Urza's Saga, che potremo sfruttare più e più volte, producendo una marea di costrutti pronti ad asfaltare, con le loro statistiche, qualsiasi avversario, anche quello più carrozzato. Abbiamo visto fin qui come Tameshi Reality Architect riesca a piegare la realtà del campo di gioco a suo favore, ma una buona parte del mazzo si deve dedicare necessariamente a proteggere e controllare l'azione dell'avversario, dandoci modo di costruire i nostri motori di vantaggio carte o una delle nostre chiusure. Avremo a disposizione qualche cantrip con Brainstone e Gitaxian Probe, ma non punteremo specificatamente troppo su queste magie, visto che le nostre interazioni si basano molto di più sui permanenti, in particolare gli artefatti e gli incantesimi, da dedicare troppi slot a queste carte. Non lesineremo però sui counter, con 12 di loro a darci manforte per replicare colpo su colpo le mosse del nemico, tra Counterspell, Force of Will, Mana Tide, Mother the Mixture e Wash Away, scegliendo il meglio che il blu e il bianco ci possono offrire. Anche sul fronte delle rimozioni dedicheremo diversi slot a queste carte, puntando molto su alcuni incantesimi artefatti, tra Portable All, Onfinize, Paralysis Wave, Seal of Remover e Swift Reconfiguration, che potremmo anche recuperare dal cimitero grazie a Tameshi, se ne fosse il bisogno. Di certo non mancheranno anche le magie, con Council Judgment, March of a Warworld Delight, Prismatic Ending, Sword to Plusher e Unexpectedly Absent, concentrandoci in particolare sulle creature del nemico, che possono trovare campo libero troppe volte per essere lasciate libere di scorazzare. Per il medesimo motivo aggiungeremo tra le 99 Supreme Verdict, una vratta che non ha bisogno di presentazioni e che può, anche contro avversari armati di counter, dire la sua pur riportando la karma piatta in situazioni troppo complicate per una singola rimozione. Resta ancora spazio per qualche viandante di contorno, tra Jace the Mind Sculptor, Teferi Time Rebel e Tethered the Seeker, ottimi elementi per migliorare la nostra sete di risorse e vantaggi, ma spesso in balia delle creature del nemico, a meno di riuscire a proteggere con qualcuno dei nostri pali. Insomma, abbiamo tutte le carte in regola con questo Tameshi Reality Architect di dire la nostra tra i tavoli del formato, a dispetto di un color pie che presenta diverse lacune, che qui però saremo in grado di compensare al meglio grazie a questo strano mago lunantropo. Come spesso accade, anche per Alessandro Specolizzi, il percorso che lo ha portato a costruire una build attorno a Tameshi Reality Architect è nato per caso, per poi via via prendere corpo anche grazie ai risultati conseguiti sul campo. Poter provare un nuovo generale non è affatto facile, soprattutto se non ha nelle sue abilità un gameplay definito o delle peculiarità che evidenziano i punti di forza, quindi spesso si va a tentoni, ma questo generale ha dimostrato un grande potenziale in fatto di value da rendere questa fase piuttosto facile. Complice la sua capacità di recuperare dal cimitero artefatti e incantesimi con le giuste sinergie, ci porterà a valorizzare al massimo quello che inseriamo tra le 99, ma bisognerà fare molta attenzione ai giusti bilanciamenti, come ha dovuto fare il nostro deck builder in questi ultimi tempi. Un lavoro attento e laborioso che ha portato subito i suoi frutti, con questo Tameshi Reality Architect che prova a riportare in auge una tribe dimenticata e misteriosa che su Kamigawa ha messo le radici nella notte dei tempi del formato. Costruire un piano di gioco su questo Tameshi Reality Architect, secondo Alessandro Specolizzi, non è poi così ovvio o scontato, avendo da un lato i limiti del color pie, dall'altro il grande potenziale in fatto di value e card advantage offerto da questo comandante. Il comportamento della lista ideata dal nostro deck builder ruota attorno a diversi elementi di stacks, impreziositi da un piano control solido che ci permetterà di mettere in campo, con tutte le dovute precauzioni, una delle nostre chiusure. La vera forza della build emerge dalle insospettabili sinergie che il generale riesce a mettere in campo anche con carte apparentemente poco efficaci come Lotus Bloom, che si presta a essere preso e ripreso con enormi vantaggi da un incantesimo come Artificer Intuition. Questa combinazione di elementi è solo uno dei tanti tasselli che comporrà la nostra azione, che scopriremo un po' per volta con la pratica e l'arguzia, sfruttando il grande potenziale di questi due tipi di permanenti, sempre molto ricchi di opzioni e opportunità. Già le possibili chiusure ci fanno capire i margini di manovra anche futuri per migliorare questo ottimo impianto, certi che Tameshi Reality Architect ha tutte le carte in regola per ben figurare nel formato, anche a dispetto dei cambi repentini sempre in agguato. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Tameshi Reality Architect si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
Questo mazzo dipende molto per vantaggi e sinergie alla presenza o meno del generale in campo, quindi una vera metrica di valutazione dovrà tenere conto di quanto l'avversario sia in grado di rimuoverlo sistematicamente, superando le nostre interazioni. Verso i control deck, il nostro comandante ha nella seconda abilità la chiave di volta per superare questi avversari in scioltezza, ma se posseggono un arsenale di rimozioni molto fornito, la situazione potrebbe non essere così rosea come si potrebbe pensare. Verso gli aggro deck siamo piuttosto in equilibrio, dove potremo soffrire di più avversari che sono propensi a utilizzare creature intelligenti come rimozioni, ma anche qui molto dipenderà da quanto riusciremo a fare value, recuperando dalla pila o dal cimitero i mezzi per sconfiggere questi avversari. Verso i midrange deck avremo buone chance di successo, visto il vantaggio che riusciremo ad ottenere grazie al comandante, impostando piuttosto facilmente quei lock che possono imprigionare più di uno di questi avversari. Viste tutte le novità introdotte con Tameshi, Reality Architect e il suo set di riferimento a Kamigawa Neon Dynasty, per Alessandro Specolizzi non è stato facile trovare una quadra per questa lista o valutare ulteriori upgrade o modifiche per un archetipo così giovane. C'è però una carta proveniente dal passato che sembra fatta apposta per proteggere il comandante, Flickering Ward, che è andato a sostituire Aizen Life Bounty, vista la sua capacità di tornare in mano da solo, così da attivare la prima abilità del generale, sempre molto gradita. Chissà se nei futuri set arriveranno nuovi incantesimi o artefatti adatti a questa particolare lista, ma Tameshi, Reality Architect ha di certo molto da offrire per tutti coloro che vorranno cimentarsi con questa strana build ad affrontare i tavoli del Centurion. Anche questa volta siamo arrivati al termine di questa disamina. Ringraziamo Alessandro Specolizzi che ci ha illustrato la sua nuova creazione attorno a un comandante che non ha fatto in tempo a planare nel formato da ottenere già dei buoni risultati sul campo. Se volete affrontare le meta attuale con una strategia opprimente, sostenuta da un vantaggio carte a volte imbarazzante, questo Tameshi Reality Architect potrebbe fare al caso vostro. Dovete solo prestare la massima attenzione a proteggere questo mago lunantropo al meglio, se non vorrete soccombere in fretta. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Scene.